Buongiorno, quanto tempo che non faccio un video, non per mio volere, ma veramente non ho avuto proprio modo. Penso che metterò prima questo video e poi quello del video e poi il video haul e vlog, barra vlog di quando sono stata a Torino lo scorso fine settimana. Allora, iniziamo. Tanto faccio questo video per provare con voi due nuovi prodotti, che sono questi qua. Di L'Oreal. In realtà vi faccio vedere anche un altro nuovo prodotto, che è questo qua della Sleek, cioè il nuovo prodotto, questo non è nuovo, questo c'è da un sacco di tempo, io l'ho comprato adesso perché è tipo il mio amore assoluto, non faccio altro che usare questa tutti i santi giorni. Quindi vi faccio praticamente il trucco che faccio quasi tutti i giorni. Adesso, siccome oggi sono a casa e non dal mio ragazzo, ho, diciamo, a disposizione qualcosa in più. Quindi io, diciamo che lo affinerò un pochino rispetto al solito, il trucco, e quindi vi faccio, cioè faccio una cosa un attimino più, se riesco, non elaborata, però più completa. Invece di solito sono stata più sbrigativa, soprattutto perché sono stata più sbrigativa, perché sono tipo 3 settimane. Sì, 3 settimane che sono malata, cioè non ne posso più. Sto mettendo il primer, tanto. Ho avuto 2 settimane fa una tosse allucinante, ma non una tosse con mal di gola, eccetera, una cosa che non ho mai avuto in 35 anni. Credo fosse qualcosa che veniva dai bronchi, insomma. Aerosol, eccetera, mi è durato un sacco. Ero guarita 2 giorni prima, il giorno prima di andare a Torino, più o meno. Domenica, tornata da Torino, ho preso fresco, mi sono riraffreddata. Adesso sono in procinto di riguarire di nuovo, ma vediamo. Ma dovrei fare qualcosa per le mie difese immunitarie, credo, perché non ne possono più. Allora, faccio i miei soliti step, sopracciglia, eccetera, e ci rivediamo subito dopo. Allora, ho fatto le sopracciglia con la matita di pupa che sto amando, anzi, per farvelo capire, guardate qua, è quasi finita. E il colore è sbagliato adesso perché sono rossa, quindi, però ormai sta finendo, la finisco e poi eventualmente, senza eventualmente, penso proprio che mi comprerò la versione, la 2, forse la 2, avevo preso la 4, forse la 2. Però purtroppo non c'è una versione rossiccia, diciamo. Comunque, ve ne parlerò meglio, ma è una matita che stra amo. Vi dico solo che ho ricomprato anche quella di MAC, automatica, ma dopo, cioè non la usavo da un sacco di tempo, io mi ci trovavo benissimo con quella di MAC, e mi sono ritrovata a dover bocciare quella di MAC. No, bocciare no, però ho capito perché mi piace quella di Pupa, ma ve ne parlo magari nei Most Played sicuramente. Sto mettendo l'amaretto di Essence, quello nuovo, perché quello vecchio l'ho finito. My favorite topping, purtroppo questo non c'è più. Comunque, step che io faccio sempre. Ho capito che usando tutti i santi giorni un ombretto ci mette per finire tipo più di un anno. Quindi, bene, siamo messi tutti benissimo. Che vi volevo dire? Sì, niente, che sono stata, vabbè, in ferie la settimana scorsa, abbiamo fatto con il mio ragazzo un weekend a Torino. La scelta di Torino, vabbè, varie motivazioni, però alla fine si è rivelata veramente, cioè, una delle città più belle che abbia visto. Probabilmente, cioè, Bologna io la amo, ce l'ho nel cuore, ma Torino è la prima volta. Adesso io non mi, cioè, non lascerei mai Bologna, per carità, però se mi dicessero devi per forza lasciare Bologna, Torino è l'unica città, penso, dove potrei pensare di andare a vivere, perché sono rimasta veramente. Io l'avevo vista Torino, ma avevo 13-14 anni, ero in terza media, quindi mi ricordo poco, mi ricordo soltanto tipo il panorama dalla Mole, ma non mi ricordavo neanche l'ingresso della Mole. Infatti, quando sono andata, proprio, cioè, passati 20, 22 anni, tipo, non so, ho fatto un calcolo molto approssimativo, quindi. Adesso vado a prendere la palettina Solstice di Sleek di Illuminanti. Ed è una droga questa palette, cioè ha solo un difetto, c'è un ombretto in crema e 3 illuminanti in polvere. Ha solo un difetto che l'unico che sembra dorato, veramente dorato, non è proprio dorato, tipo il Mary Lou Manizer per intenderci. Questo è l'unico difetto, però mi piace da morire, cioè
la sto usando tutti i giorni o come ombretti o come illuminante sicuro. Quindi vado a mettere quale metto, mo? Metto questo qua come ombretto sulla palpebra mobile. Niente, cioè è luce pura. Adesso io, purtroppo sicuramente in video non renderà, ma io ringrazio veramente chi me l'ha consigliata e i vari commenti che ho letto in giro, perché cioè, non sento veramente l'esigenza di nessun'altra palette di illuminanti per il momento, però. Ma questa veramente la sto sfruttando tantissimo. Quindi, dicevo, mi sono innamorata di Torino, la trovo una città stupenda. Non ho fatto altro che, scusate, che camminare a testa in su praticamente. Vado a mettere quello dorato qua sotto. E a testa in su abbiamo camminato tantissimo. È bello che abbiamo fatto l'abbonamento di 2 giorni quando siamo arrivati. Ho detto, vabbè, tanto ci servirà per gli autobus, così non abbiamo lo sbattimento di andare a cercare i biglietti. Non abbiamo preso mai. Abbiamo camminato tantissimo. Ma poi camminare è veramente un piacere. Tranne un paio di strade che abbiamo sbagliato, nel senso, per fare una strada diversa, abbiamo preso delle strade che non avevano molto senso, però in questo modo abbiamo apprezzato tantissime cose, tantissimi scorci, bellissimo. Vado a mettere adesso questo ombretto di Kiko, che è quello che ho fatto nel videolo, che sto usando anche questo tantissimo, il marroncino nella piega sfumato. E quindi, insomma, questo è quanto. Mi è piaciuto tantissimo. Ovviamente sono andata all'erboristeria Melissa a trovare Chiara, che mando un bacione. Che è tipo, vabbè, paradiso in terra. Ci ho lasciato un sacco di soldi. Vedrete poi quello che ho comprato in un video a parte. Ci ho lasciato un sacco di soldi. Se fosse a Bologna io sarei tipo rovinata. Perché veramente, guardate, io capisco quello che diceva Chiara. Cioè, ormai la gente, cioè, considera l'erboristeria Melissa una tappa di Torino. Cioè, insieme alla Mole, perché è vicino alla Mole, quindi fate un attimo proprio. Quando dico vicino alla Mole è proprio vicino, cioè 2 passi contati. Quindi si fa presto. Sempre pieno quel negozio, bellissimo. Comunque, poi ve ne parlo meglio quando appunto faccio il video haul. Ho visto Chiara, quindi ho visto Simona, Simon Loves Makeup. Mamma mia, cioè, finalmente dopo anni riusciamo a conoscerci dal vivo. Cioè, non ci siamo mai viste dal vivo, vergognoso. Quindi, questo qua. Poi, che altro vi volevo raccontare? Sì, che siccome ho ricevuto, ma volevo dire 2 parole, io non ho ancora visto il video di Sonia Flower, l'ha fatto, sì, riguardo la collaborazione con Fitti, che io continuerò a chiamare Fittea perché mi piace di più. Volevo dire 2 parole perché io ci ho collaborato con l'azienda diverse volte, hanno mandato già un sacco di cose, e è successa una cosa. Ma lo dico senza problemi, non me ne frega niente. A me non mi hanno mai chiesto niente, mi hanno mandato addirittura senza dirmi niente direttamente altre novità, eccetera, perché tempo fa mi dissero appunto che come ambassador, tipo, mi mandavano le novità, mi avrebbero mandato le novità, e così è stato. Finché ricevo un'email da un'altra PR che mi chiede di diventare la loro ambasciatrice. Allora ho detto ok, sì, nel senso, me l'avevate già chiesto, avevo accettato, mi va bene, uso già i vostri prodotti, insomma, mi piacciono tantissimo e continuano a piacermi tantissimo le loro tisane, perché le trovo molto, ora, al di là dell'effetto detox, eccetera, le trovo molto gustose, e io ancora oggi non ho trovato delle tisane altrettanto gustose. Vado a mettere un marroncino scuro opaco nella piega, lo prendo dalla palettina di Marc Jacobs, questo qua, e quindi, insomma, io rispondo, ho detto basta, sono rincoglioniti, non si ricordano più, vabbè, posso capire. Quindi rispondo di nuovo, do soltanto un indirizzo diverso perché io non ci sono mai, quindi ho dato quello del mio ragazzo, e quindi niente, adesso così tranquillo. Solo che dopo qualche giorno mi arriva un'email da un'altra che mi stila tutta sta lista di cose, no? Di date di pubblicazione, di numero di foto, tutte queste stronzate qua. Io non ho mai risposto a quell'email perché non ho avuto il tempo, ma lì poi gli ho detto: ma che cazzo, cioè, se sono pazziti, io non farò mai, cioè, nulla di tutto ciò. Cioè, tra l'altro, la follia è che qualcuno ti propone delle cose del genere, ma ti propone anche un compenso, il che potrebbe avere, cioè, ha un senso. Ma tu mi proponi queste cose,
Comunque io a quell'email non ho mai risposto. Dopo quell'email mi arriva l'email dell'altra tipa di prima, no, sempre la sua, di questa qua, che mi dice che i prodotti sono stati spediti. Amen. 1 o 2 giorni dopo mi arriva un'altra email da un'altra PR che mi dice: ah sì, ciao Ornella, siamo interessati a collaborare con te sempre per le novità. Ho letto in copia l'email della mia collega che però non lavora più con noi. Anche io comincio a non capirci più un cazzo, fondamentalmente. Ho detto: ma che cacchio sta succedendo? Cioè, che stanno combinando pure loro? Quindi io non so a quale fare riferimento, nel senso, fatto sta che a me i prodotti sono arrivati, mi sono arrivate 2 buste di tè Superfruit e Fit Berry, che io amo follemente, i miei preferiti, più una cup on the go, bellica carina, poi magari ve la faccio vedere da qualche parte prima o poi. È un altro thermos, no, bambù, l'altro tipo che è bellissimo, che io ce l'avevo già uno, infatti l'ho lasciato, l'ho regalato al mio ragazzo. Tra l'altro anche lui li ama queste tisane, quindi cioè, non sono l'unica ad apprezzarlo. Quindi io veramente adesso dovrò risponderò, appena metto 2 minuti e rispondo, perché non ci ho capito più una fava, cioè che cacchio stanno combinando non si sa. Ci tengo a dirlo perché non vorrei che poi passassi per quella tipo che ha accettato che si è fatta pagare, ha ceduto alla loro. Perché non è così. Io, cioè, prodotti, a me i loro prodotti piacciono, a prescindere. Cioè, se mi pagassero non ci troverei neanche nulla di male, ma anzi, magari. A me è solo sta cosa che si sono inventati. A parte il fatto che. Cioè, ultimamente si sono fatti proprio sputtanare da soli e quello è il discorso. Quindi, ora tutti quelli che ne parleranno, se magari ne vogliono parlare anche onestamente, verranno tacciati di smarchettamento, eccetera, eccetera. E sta cosa un po' mi rompe, ecco. È questo qua. Voglio fare un'altra polemica, anzi, 2 polemiche, ma queste sono cose che riguardano me, niente di. Nel senso niente da YouTube o cose del genere, ma li voglio sputtanare pubblicamente proprio a cuore grande. Quelli di Fastweb che per più di 15, no, per 15 giorni, una quindicina di giorni mi hanno lasciato senza linea. Una sera niente, stavo navigando, a un certo punto non funziona più, erano i primi di gennaio, non naviga più. Faccio la prima telefonata, lasciamo perdere il loro call center da Tirana, che è una cosa oscena, vabbè, perché ti tengono appeso a non si sa che cosa, per quale motivo. Sto mettendo una matita di Wycon Strong Coffee, e quindi, insomma, vabbè. Prima richiesta di intervento, fissato appuntamento con il tecnico non si presenta. Prime bestemmie, senza avvisare ovviamente. Comincia una rincorsa che non vi dico, di me che scrivo tutti i santi giorni, anche più volte al giorno, su Twitter a Fastweb perché non riuscivo a chiamare, perché a me comunque la chiamata non era gratuita, cioè mi costava comunque, costa un sacco di soldi tra l'altro, quindi non, sinceramente non potevo star lì a chiamare, per cui insomma niente, rincorsa eccetera, secondo appuntamento, secondo bidone. E questo è successo che io praticamente stavo ancora al lavoro, prima che andassi in ferie. Secondo appuntamento, secondo bidone. Comincio un attimino a incazzarmi. Terzo appuntamento, stavolta ero in ferie e quindi la cosa sinceramente mi rodeva ancora di più perché ovviamente sono stata costretta a farmi trovare a casa, magari potevo anche fare qualcosa di meglio e non starmene a casa in ferie, per dire. E terzo bidone. Potete capire quanto io abbia smadonnato, perché la cosa sinceramente cominciava a farsi veramente ridicola. Cioè, sinceramente, poi, per quanto io sappia che l'operatore al telefono può fare un emerito cazzo, una comincia anche a prendersela con loro. Ma come, cioè, che vuoi fare? Con chi te la prendi? Non si sa. Comunque, ricomincia a smadonnare su Twitter, insomma, io ho detto ormai non sapevo più cosa fare, sinceramente. Ovviamente nel frattempo, siccome erano già passati 15 giorni, ho detto scordatevi che io, questo al telefono io l'ho detto, scordatevi che io mi paghi l'intero mese, perché cioè 15 giorni di disservizio su un mese sinceramente sono un po' tanti. E quindi niente, devo dire che da quel punto di vista il ragazzo ha mandato la segnalazione e dopo, no, in realtà l'indomani, ma dopo 2 giorni sono riuscita a parlarci. Mi hanno mandato,
e mi hanno fatto chiamare dall'assistenza commerciale, no? Dicendomi che appunto poi mi avrebbero dato un rimborso per i giorni effettivi di non utilizzo. E in quel momento io dico: sì, ma quando me lo risolvete il problema? Perché a me, cioè, mi date anche un danno, fate anche un danno economico, perché vabbè, tanto che guadagno da YouTube, insomma, però sono soldi comunque. Insomma, io dovevo in qualche modo anche gonfiare la cosa, se no mi lasciavano ancora senza internet. Sto mascara di MAC adesso mi sta cominciando a non piacere, cioè, insomma, adesso mi dà fa grumi, cose. Non è più buono. Infatti, mi sa che finisce nel back to Mac successivo. Insomma, praticamente questa al telefono era un giovedì, sì, il giorno prima di partire per Torino. Io ero a casa del mio ragazzo perché nel frattempo, detto, mi sono portata dietro il PC e tutto, ho detto, almeno carico questi benedetti video, almeno riesco a fare a caricare qualcosa, perché ce l'avevo due video girati, ma ancora non ero riuscita a caricarli. Mi chiama questo, erano le 9:30 e mi dice: io vedo un appuntamento stamattina fissato dalle 10 a mezzogiorno. E a me non me l'aveva detto nessuno. Io ero lontano da casa, insomma, comunque una mezz'oretta di macchina, mezzo 20 minuti di macchina. Quindi mi sono precipitata a casa, ma a me nessuno mi aveva detto niente. Cioè, l'appuntamento non l'hanno preso con me, sono sorprese tra di loro praticamente. Mazza, qua mi sono venute lunghissime, però un po' attaccate, non mi piace molto, vabbè. Mi precipito a casa, finalmente si presentano sti cacchio di sti benedetti tecnici, perché erano uno Telecom e uno Fastweb. Risolvono il problema, non risolvono il problema, o meglio, risolvono il problema fisico, perché c'era a quanto pare un cavo staccato, insomma, altre bestemmie, cose varie. Si risolve il problema dopo una mezz'oretta circa che il tecnico è andato via. Tutto bene, quel che finisce bene, ma io volevo sputtanarli perché se lo meritano, francamente. Allora andiamo a provare questa benedetta palette di correttori. Andrò a provare, vorrei fare due prove, uno metterlo col polpastrello e dall'altra parte con la spugnetta. Provo questo qua pescato, perlomeno nella parte iniziale. E appunto è arrivato questo espositore con questi prodotti nuovi di L'Oreal, tra cui la palette di correttori, il fondotinta. Allora, da una parte lo sto mettendo appunto con la spugnetta, dall'altra voglio, metto prima questo più scuro, poi vado a prendere quello più chiaro, giallino proprio, e lo metto nella parte più esterna a illuminare, tipo. Sapete che non sono male per niente come consistenza, ma io l'ho presa, allora, non sono il tipo da palette di correttori, non ne ho mai comprata una in vita mia, però questi mi hanno ispirato innanzitutto la consistenza. E soprattutto la scelta dei colori, anche se il giallo non lo userò mai, il verde non si sa mai, comunque è una di quelle cose che ogni tanto potrebbe servire, quindi intanto vado a fare anche l'altra parte. E appunto poi soprattutto la consistenza mi era piaciuta. L'ho pagata sui 16,70 euro tipo. Vediamo qual è la cosa migliore. Comunque sono delle, dovrebbero essere full cover. Mi sembra abbia una buona coprenza. Adesso io, come sapete, non ho delle grandi occhiaie, quindi non faccio molto testo da quel punto di vista. Però già vi dico, quello giallino mi piace tantissimo. E poi nell'espositore c'è anche una spugnetta con il manico che servirebbe per il correttore, e una, tipo, una blender nera che però ho tocchicciato ed è dura, quindi non ho minimamente pensato, anche perché costa tipo 11 euro, quindi non mi è passato per l'anticamera del cervello, perché mi ci vado a comprare la Beauty Blender che attualmente rimane top of the top proprio. Quindi correttore per il momento mi piace, devo capire solo se dura, non fa troppo spessore, perché la mia paura era che appunto potesse essere spesso pesante. Per il momento non tanto. Io però, siccome non amo sporcarmi tanto le dita, preferisco sempre la spugnetta. A proposito di correttore, vi faccio intravedere anche, perché ovviamente avevo già preso questo, il Dress Me Perfect nuovo di Deborah, che è quello con la spugnetta. Questo già l'ho provato ieri, però vi dico, ve ne parlerò meglio in futuro, ma lo devo studiare un po', ma ha solo due colorazioni troppo chiare, quindi non va bene per tu, cioè va bene solo per chi ha la pelle super chiara e eventualmente da usare solo qui, tipo illuminante. Per quello scopo lì va benissimo. Andiamo a provare il fondotinta. Il fondotinta si propone di, cioè dovrebbe essere appunto ad alta coprenza e matte.
Sulla mano sicuramente. Ah, oh, è sigillato. Grazie, L'Oreal, grazie. Non me ne ero accorta. Voi non potete capire. Chi non lavora in profumeria non può capire veramente cosa voglia dire. Allora, io ho preso di nuovo il colore 22 perché appunto già hanno le stesse identiche colorazioni dell'Infallible Matte. Ora, io non ho bisogno di una grande coprenza. Ve la faccio vedere qua la coprenza perché ho una specie di neo e delle macchioline. Mi aveva colpito sulla mano la consistenza perché sembra quasi una, cioè no, sembra tipo una mousse praticamente. La coprenza alta già si vedeva comunque sulla mano, anche qua ho delle piccole. Vabbè, io oggettivamente a me non serve tutta questa grande coprenza, però ero troppo curiosa di provarlo comunque. Però sì, già si vede comunque una bella coprenza. Devo solo capire, ah, l'effetto matte sicuramente, perché si vedeva già anche sulla mano. Devo solo capire se lo tollero tutto il giorno. A me piace l'effetto bambola, proprio bello compatto, ecco. Quindi questo è lo sputtanamento che devo a Fastweb. Un altro sputtanamento devo fare alla mia palestra. E questo poi gli mando pure il link e il minuto in cui ne parlo, così forse si rendono conto. Mi dispiace perché io ne ho parlato bene, non mi trovo male a livello di servizio, nel senso, cioè di sala, di quello che propone, eccetera. Però mi hanno fatto girare le palle pure loro, perché la settimana che sono stata male, prima delle ferie, io non sono riuscita ad andare in palestra, cioè non sono andata in palestra perché ero malata, cioè ho detto mi uccido praticamente. Adesso tanto poi vi dico le impressioni sul fondotinta. Quindi, siccome io da contratto sapevo di avere le sospensioni illimitate, cosa che avevo richiesto, perché cosa è successo? Praticamente il venditore, quello che mi ha fatto il contratto, mi ha proposto, insomma, alla fine varie combinazioni e siccome io comunque per risparmiare un po' avevo tolto l'entrata nel weekend, quindi io posso entrare da lunedì al venerdì, detto tanto il weekend magari non ci verrò mai, quindi va bene così. Però cioè, quei soldi lì ho preferito spenderli per avere le sospensioni, perché magari capita la settimana che sei malata, che sei fuori, eccetera, conviene fare così perché così mi si allunga il contratto. Solo che nel mio contratto che io ho fisicamente non c'è scritto da nessuna parte, c'è soltanto il nome dell'abbonamento, ma non c'è scritto cosa include. Quindi io non avevo neanche la prova scritta, ma me ne sono accorta adesso. Fatto sta che vado per fare la sospensione, non me l'attivano. Cioè non mi dava la possibilità di attivarla. Chiamo, mi dicono no, dobbiamo verificare, ma non mi risulta che ce l'ha. Insomma, ve la faccio breve. Varia telefonata di presa per il culo, per poi dire, questo venditore non lavora più con loro. Insomma, per poi dirmi che purtroppo io non ho le sospensioni, che insomma, evidentemente mi ha preso per il culo il loro fantastico venditore. Andrea, ti ringrazio se mai vedrai questo video, ma non lo vedrai. Quindi grazie. Però io adesso ho intenzione di scrivere alla sede, insomma, qualcuno. Vado, allora, che dirvi? Si vede, nel senso, non è un fondotinta nude, quello è poco ma è sicuro, però non è male. Poi vi farò sapere più là, la prima impressione non è male. Sicuramente per chi cerca coprenza, per chi vuole l'effetto naturale, no, questo è ovvio, ma penso che sia normale. Vado a mettere la cipria. Sia normale, che venga preferito da chi cerca coprenza da un fondotinta e non da chi vuole un effetto più naturale. Se ad essere sincera, così su due piedi vi direi, meglio quello della Catrice, perché comunque ha un'ottima coprenza, ma rimane sicuramente più sottile come consistenza. Però ero troppo curiosa di provarlo, quindi non potevo farne a meno. Quindi cioè, che palle, queste cose veramente mi indispongono. Poi andiamo a mettere l'altra ossessione del momento, che è il Butter Bronzer di Physician Formula. Cioè, io vorrei farvi vedere, io lo uso tutti i giorni, ma ormai da un mese tipo. Cacchio, non si scalfisce mai, è una cosa impressionante. È questo, insomma, è quanto. Poi ieri, tra l'altro, cioè, ho ricevuto tipo tre email contemporaneamente, cioè nello stesso giorno, da parte di varie aziende, insomma, per collaborazioni.
Insomma, un paio mi hanno fatto, una in particolare mi ha fatto molto piacere, poi quando mi rispondono magari ve lo dico. Una ho visto, non la conoscevo, italiana, ho visto il loro canale perché c'era il link al loro canale nell'email e ho visto che nel loro canale c'erano dei video fatti per loro caricati di altri youtuber, abbastanza anche famosi e meno famosi, non tutti super famosi, ecco. Vado a mettere come blush questo di Max Factor che non vi ho mai fatto vedere. È della linea Cream Puff Blush Alluring Rose, si chiama, ed è questo qua. Non hanno una grande durata, perlomeno questo colore no, ma secondo me è quello. Dove cacchio è il pennello da blush? Secondo me è quello. Oh, ma l'ho perso. Era qua dentro. Va. Secondo me l'altro, quello malva, dura di più. Vabbè, lo mettiamo con pennello da contouring. Però mi piace un sacco, molto bello il colore. A parte che andateli a provare questi blush perché hanno una bella consistenza proprio. Mi hanno sempre ispirato, infatti. Ah, poi vi volevo parlare anche di qualche novità che mi è arrivata in negozio. A parte questo, mi è arrivata la linea per sopracciglia di Deborah. Cioè, niente di trascendentale, ecco. Le nuove matite sopracciglia e anche mascara di Maybelline. I mascara, per carità, cioè, hanno una forma terrificante. Mentre le matite sono identiche a quelle della Pupa, sia in come consistenza che come reso. Quindi adesso sono indecisa, mi tenta, devo capire solo di quale c'è il colore migliore. Vado a mettere l'illuminante, quello dorato, sullo zigomo. Cioè io non so se si vedrà così, approfitto che c'è il sole, ma è una figata. Tra l'altro la figata di sti illuminanti è che durano tutto il giorno, cioè è una cosa incredibile. Vado a metterlo anche un pochino qua. Durano tutto il santo giorno. Bellissimo, veramente acquisto proprio fantastico. Poi lo vado sempre a stemperare un pochino con le fibre che c'era sul pennello perché è un po' tanto. Come rossetto vado a mettere questo di Rimmel Only One numero 120, matita Kiko Everlasting Color numero 406. E quindi mi sono arrivate queste cose qua. Poi sono arrivati no, i rossetti di Deborah della linea il rossetto, quelli con l'astuccio rosso, quelli storici praticamente. Non so manco come ci stia, vabbè. Con l'astuccio rosso. E io sono innamorata follemente di un rosa malva. Non mi ricordo il numero, ma è l'unico, quindi si vede. Sono sei colorazioni nuove. E anche un'altra mi piace, ma il 4, cioè questo colore rosa malva l'ho provato ieri, mi sta benissimo, è troppo bello. Fine, mi è durato, non è andato fuori dal contorno. E quindi, che stavo dicendo? Non è andato fuori dal contorno e mi sa che me lo compro. Vabbè, finisco di mettere tutto e ci vediamo dopo. Ecco il risultato finito. Mi sono tagliato i capelli, solo che non, cioè, si vede, ho tagliato poco le punte. Ho trovato a Bologna un parrucchiere che mi ha fatto pagare 30 euro, miracolo, perché qua meno di 40 proprio non se ne parla. Ho asciugato ieri per la prima volta i capelli senza mettere niente, con questo diffusore fighissimo universale. L'ho preso da Euronics e della Gama. Guardate che, cioè, è una bomba. Cioè, praticamente è grosso quanto la mia testa. Io ho fatto semplicemente così. Praticamente, e asciugati i capelli, niente di che. Penso che se ci mettessi del prodotto per arricciare, sicuramente mi sarebbero venuti più ricci. Insomma, se ci avessi ho azzeccato i congiuntivi, va bene. Ok, quindi niente, questo è quanto. Ah, le varie novità. Ah, sì, i rossetti della Deborah che mi sono piaciuti molto. All'inizio hanno questo odore old style, cioè, fantastico, no? Meglio di quello della Loro, mi piace di più sicuramente. Mi ricorda il carnevale di quando ero i carnevali quando ero bambina, perché era l'unica volta in cui magari mia mamma mi metteva, che ne so, un rossetto così, tanto per.
per giocare, insomma, mi ricordo proprio quel sapore lì. E poi, che altro è arrivato? Ah, l'espositore della Maybelline di San Valentino con il mascara e i rossetti. I rossetti sono esattamente quelli che ci sono già in permanente, ma con un vestitino San Valentinesco. E ci sono quelli per single e quelli per fidanzate. Cioè, questa cosa se la potevano risparmiare. E poi che altro? Maybelline ha il nuovo cushion che boh, non penso comprerò perché non ho voglia di un altro fondotinta cushion, però sembra più coprente di quello della L'Oreal. E non so se lo sapete, ma è la stessa, c'è sempre L'Oreal Maybelline. Infatti, quando arrivano gli espositori sono dentro delle scatole della L'Oreal, quindi. Però ha la protezione 20, mentre quello della L'Oreal ce l'ha 29, se non erro. Ma è sempre made in Corea. Poi, che altro arrivava? Perché sono arrivate un sacco di cose nuove tutte insieme. Ah, i nuovi Only One Matte di Rimmel. Sono 5 colori. Sono gli stessi identici colori di quelli già esistenti, però versione matte. L'ho provati, molto belli. Cioè, durano, sono una bella consistenza. I colori già visti, insomma, non è niente di trascendentale. Però sono carini. Mentre questi qua, il rossetto della Deborah, ve li consiglio perché hanno anche delle tonalità un attimino più. Questo rosa è veramente stupendo. Mi sa che oggi me lo compro perché è bellissimo. Poi me ne pento anche perché hanno un prezzo ribassato da noi in questo momento, però è momentaneo, quindi non so quanto durerà. E basta. Con questo è finito. Ci vediamo al prossimo video. Vado a fare il video haul e non vedo l'ora. Ciao.